Adesso andiamo ad ascoltare un contributo che ci ha mandato adesso il nostro Giovanni Turi, che abbiamo ascoltato poc'anzi, che è un'intervista a Cocimiglio. Vediamo se ci è arrivato e la possiamo ascoltare. Grazie Giovanni. Filiera piemontese in relazione a quella italiana, qual è lo stato dell'arte? Sì, allora, la filiera piemontese si colloca, rappresenta circa fra il 7 e l'8% della filiera italiana. È una filiera rappresentata analogamente a quella italiana da micro e piccole imprese. È una filiera che si caratterizza per una buona presenza di componente manifatturiera, quindi produzione di carta, produzione di stampa, una buona percentuale di editoria e ovviamente c'è sempre il peso classico delle librerie che rappresentano il 20%. È una filiera all'interno della quale ovviamente ci sono stati dei cambiamenti, ma più che tutto resta collegata a quella che è la struttura imprenditoriale piemontese, che è una struttura fortemente vocata alla manifattura. Invece come sta cambiando in senso lato il mercato dell'editoria in Italia? Sì, si tenga conto, noi ovviamente abbiamo come lente di ingrandimento il territorio piemontese, ma è una buona approssimazione di quello italiano. Si tenga conto che più o meno noi contiamo circa 3.200 imprese della filiera editoriale sul territorio piemontese e sono legate ai settori più classici, quindi quelli che ho citato prima. Se però dovessimo andare ad aggiungere tutta la parte di grafica, di produzione editoriale anche vocata al digitale, che è un po' il cambiamento che si può intravedere all'interno della filiera, i numeri pressoché raddoppierebbero. A quello poi bisogna un po' anche aggiungere, leggevo giusto ieri un articolo dell'Istat, bisogna aggiungere tutti i fenomeni emergenti, self-publishing, editoria a pagamento, piuttosto che tutti i contenuti anche connessi all'intelligenza artificiale. Quindi c'è tutto un cambiamento emergente che sarà da monitorare nei prossimi anni. L'editoria comunque vive un benessere o una crisi? Diciamo che in termini quantitativi il numero di imprese sta declinando. È anche vero che non tutti coloro che fanno editoria, che appartengono alla filiera editoriale, svolgono la loro attività in forma imprenditoriale, quindi noi non riusciamo a monitorare la filiera nel suo complesso. Però comunque da un punto di vista quantitativo diminuisce negli anni e si sta ricostituendo secondo una nuova forma e probabilmente nuovi percorsi connessi all'editoria anche digitale. Eccoci di nuovo in studio, abbiamo trattato tantissimi argomenti, la lettura, la cultura.